1 al verso 4, addio la gloria. Dopo questo Mosè e Aaronne andarono da Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Ma il Faraone rispose: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. Essi dissero: il Dio degli ebrei si è presentato a noi, lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio, affinché Egli non ci colpisca con la peste e con la spada. Allora il re d'Egitto disse loro: Mosè e Aaronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. Dal verso 15. Allora i sorveglianti dei figli di Israele vennero a lagnarsi dal faraone dicendo: perché tratti così i tuoi servi? Non date più paglia ai vostri servi e ci dite: fate dei mattoni. Ecco, i tuoi servi vengono percossi e il tuo popolo è considerato come colpevole. E gli rispose: siete dei pigri, per questo dite: andiamo a offrire sacrifici al Signore. Ora andate e lavorate, non vi si darà più paglia e fornirete la quantità di mattoni prescritta. Preghiamo il Signore. Padre d'amore, non si compie il desiderio del faraone, non si compie il desiderio del diavolo verso il tuo popolo, non avvenga che il tuo popolo si sottometta agli ordini del maligno, ma che la tua parola, Signore, sia la guida, la tua parola si compie, sia ubbidita ed ascoltata, Signore. Che i tuoi servi facciano del continuo la tua volontà, non negli ordini del faraone, Signore, non negli ordini del faraone, ma la tua volontà sia fatta, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. C'è un'espressione che questa mattina, mentre meditavo la scrittura, mi ha fatto tremare interamente. Quando, dopo che Mosè fa di tutto per liberare il popolo di Israele dall'Egitto e va dal faraone per esprimere quello che era l'ordine divino riguardo il popolo di Dio, ovvero di farlo liberare, c'è una frase che il faraone disse a Mosè al verso 4, dove troviamo scritto che il faraone disse a Mosè e ad Aaronne: perché distraete il popolo dai suoi lavori? Perché distraete il popolo dai suoi lavori? Mi ha fatto rabbrividire questa autorità che il faraone esprime sul popolo di Dio, quando si permette di dire alla richiesta, all'ordine di Mosè di liberare il popolo di Israele perché vada a servirlo nel deserto, lui si permette di rispondere e dire a Mosè: non distraete il popolo dai suoi lavori. Volendo dire in qualche modo: il popolo ora è impegnato in altre cose, il servizio divino non è importante. E c'è un ordine che il faraone esprime con risolutezza, come se fosse qualcosa di giusto.
Lasciate perdere il popolo di Dio, non distraetelo, perché ora è impegnato, ora sta facendo un lavoro, ora è sottomesso a me. Oh, questa mattina per la potenza dello Spirito Santo, quanti sono schiavi del Faraone, siano liberati in questo giorno e possono avere nel cuore la libertà e la gioia che si ha solo quando si serve il Signore. Quando Mosè, noi tutti, anche io, osservo che Mosè fu l'uomo della liberazione sotto la legge. Quando guardo Gesù nel Nuovo Testamento, osservo che lui fu l'uomo della liberazione sotto la grazia. Credo che entrambi abbiano un ruolo bellissimo, no? C'è una differenza ovviamente tra Mosè e Gesù. Mosè è un uomo, Gesù è Dio. Però si compie una grande liberazione voluta dal Signore. E di questa liberazione che questa mattina vi voglio parlare. Mosè fa di tutto per togliere Israele dall'Egitto. Gesù farà di tutto per togliere l'Egitto da Israele. Mosè farà il possibile per allontanare, liberare il popolo di Israele dall'egemonia del Faraone. L'azione dello Spirito Santo, compiuta da Cristo Gesù, farà di tutto per togliere l'Egitto che è presente nella Chiesa. Guardate Gesù che fa nel Tempio. Quando entra nel Tempio e si mette a togliere del Tempio quei mercanti, quei scambia valuta, quelle persone che nella Chiesa del Signore facevano tutt'altro tranne che adorare il suo nome. E il Signore dice: la Chiesa è Chiesa. La Chiesa non deve accogliere in sé nessuna opera del maligno. Fratelli e sorelle, questa mattina voglio con voi fare mia, fare nostra una preghiera. Signore, impegnaci nella battaglia degli ultimi tempi, che non è quella più di togliere Israele dall'Egitto, ma di togliere l'Egitto dalla Chiesa. Non è più quella di liberare la Chiesa dal mondo, ma di liberare la Chiesa dal mondo che è dentro di lei, che è dentro di lei. Gloria al nome del Signore. Qualche tempo fa ascoltai proprio questa frase: ormai l'Egitto è entrata nella Chiesa. Ma negli ultimi tempi lo Spirito Santo susciterà ancora degli uomini e delle donne di Dio, perché siamo nella grazia, siamo nell'era della grazia, che avranno questo impegno, che pregheranno il Signore, faranno di tutto perché la Chiesa di Dio possa essere una Chiesa libera e non abbia la gioia di accogliere nessuna cosa che abbiamo lasciato in Egitto. Uno dei poteri che troviamo oggi negli ultimi tempi, dettato dall'informatica, dall'avanzamento della tecnologia, e vedere che ormai queste cose hanno occupato quel poco di tempo che rimaneva alla Chiesa per pregare e per adorare il nome del Signore. Credo di non essere un profeta quando immagino alla sera tanti credenti che, anziché leggere la Bibbia, dedicano gli ultimi momenti per guardare Facebook o per guardare WhatsApp o per cose di questo tipo. È tremendo quanto l'Egitto abbia occupato la Chiesa. La Chiesa che per definizione è assemblea di chiamati fuori dall'Egitto, ora invece si è trovata ad essere il luogo dove l'Egitto viene accolto e viene contemplato. Non sia così, cari fratelli.
che l'avversario non debba ordinarci e dirci: la Chiesa ormai non ha tempo per servire il Signore perché è impegnata. Ha altri impegni. È impegnata, sta lavorando. I nostri impegni della Chiesa, dei credenti, dovrebbero essere quelli che onorano e glorificano il nome del Signore, non quelli che piacciono al diavolo, al nemico delle anime nostre. Romani capitolo 13, verso 11 a 14 dichiara: e ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in quel giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri della carne. Questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore questa mattina e questo è quello che io desidero condividere con tutti voi per non disubbidire alla voce dello Spirito Santo. Noi ci stiamo distogliendo da questo comando di dare spazio allo Spirito nella nostra vita e ci stiamo aprendo purtroppo alle cose del mondo. E quando un uomo di Dio, una donna di Dio, un fratello e una sorella ti incoraggia e ti dice: fratello, cerca di più il Signore, quando si organizzano all'interno della Chiesa attività per annunciare l'Evangelo, per cercare la faccia del Signore, oggi più che mai mi sento rispondere con questa frase: ma io ho i miei impegni, avevo preso altri impegni. Fratello, mi sono impegnato. Sorella, mi dispiace, non posso pregare con te perché ho altri impegni. Mi sembra che di sentire il faraone che dice a Mosè: lascialo stare perché è già impegnato. Noi che eravamo stati liberati dagli impegni di questo mondo, i quali ci hanno portato nell'errore e nella sofferenza, ora stiamo tornando purtroppo a prendere quelle cose che avevamo lasciato. Sei troppo impegnato per Dio ultimamente, non hai tempo per Lui, tu ti affanni, ti stanchi per molte cose, fratello e sorella. Accetta la franchezza di questa mattina, ma una cosa sola è importante e tu devi pregare, devi chiedere alla fine di questo culto: Signore, che cosa sta succedendo? Non sto trovando tempo per te. Il diavolo ha occupato ogni spazio nella mia vita. Sei troppo impegnato negli ultimi tempi e non hai tempo per cercare la guida divina nelle decisioni che devi prendere. Ormai hai ridotto la tua vita ad una serie di tentativi. Speriamo che funziona, speriamo che va bene quello che sto intraprendendo. Sei troppo impegnato ultimamente per dedicare qualche ora, qualche giornata, qualche settimana, qualche mese per chiedere a Dio: Signore, guidami prima di prendere qualche decisione. Ormai abbiamo innalzato questo vessillo: errare humanus est, errare è umano, e perseverare invece, diceva qualcun altro, è diabolico. Ci rifugiamo dietro questa espressione, no? Tanto non sarò l'unico che sbaglia, ma fratelli e sorelle, non dovrebbe essere questo un alibi. Non dovremmo impegnarci maggiormente in questi ultimi tempi a dedicare più tempo ad adorare e a cercare la faccia del Signore. Prenditi il tempo che ti serve prima di fare qualsiasi cosa. Siamo troppo impegnati per evangelizzare, per proclamare la liberazione, la salvezza dei perduti,
che anziché avere fiducia che il Signore può salvare, ci rifugiamo nei giudizi, nella critica, e la gente è troppo dura, è impossibile che quella persona si converta perché è pieno di peccato. Ma questo non si converte semplicemente perché tu non stai facendo il tuo dovere, e anziché vergognarti e vergognarci della nostra mancanza consacrazione davanti a Dio, diciamo che ormai c'è troppo malvagità attorno a noi. No, cari fratelli, ci sono poche persone che sentono il bisogno e credono che Dio è potente a salvare e a liberare. È facile per te scaricarti e dire sono gli altri, è più difficile invece ammettere che tu ormai hai altri impegni nella tua vita, hai preso altre occupazioni nella tua vita e ormai queste cose per te sono secondarie. Aiutaci, Signore, siamo troppo impegnati a curare l'insegnamento, l'educazione per i nostri figli, a trasmettergli alcuni valori cristiani, a passare del tempo a chiarirgli le idee su perché noi facciamo determinate cose, su perché noi adoriamo Dio con tutto il nostro cuore. I nostri figli man mano crescono sempre con maggiore libertà di fare qualsiasi cosa di immondo e noi ce ne usciamo con la frase e i tempi sono cambiati, ormai i ragazzi, i bambini sono diversi, non sono più quelli di una volta. Caro genitore, caro padre, cara madre, tu non stai avendo tempo per dedicarti ai tuoi figli, tu sei troppo impegnato, tu hai altre occupazioni. Questo è il motivo, perdona e accetta la franchezza che questa mattina lo Spirito Santo sta usando verso la Chiesa. Non è il mondo che è cambiato, è la Chiesa che sta cambiando. La Chiesa non è più impegnata ad inculcare ai propri figli l'amore, la grazia, i miracoli di Dio. La Chiesa e i genitori, i parenti cristiani sono più occupati a fare altro che a piangere sugli errori dei propri figli e a implorare che Dio possa salvare e liberare la nuova generazione. Oh, cari fratelli, voi siete troppo impegnati per altre cose, non siete impegnati a piangere sui giovani della nostra comunità che si stanno allontanando nelle vie del mondo. È facile questa mattina dire purtroppo ognuno prende la propria decisione. Io piuttosto ti voglio dire che tu sei troppo impegnato e non stai compiendo il tuo dovere davanti a Dio per trattenere qualche credente che si sta allontanando e farlo tornare ai piedi del Signore. Stai su WhatsApp, stai su Facebook, non interessarti di nulla, ma sappi che di questo Dio ti chiederà conto e sappi che Dio non ti permetterà che tu dica. Erano tempi differenti, egli conosce la realtà delle cose, siamo noi che siamo differenti. Siamo stanchi la sera di fare una preghiera con i nostri bambini, siamo stanchi di fermarci il pomeriggio a leggergli la parola di Dio, siamo stanchi di dirgli queste cose è bene che non si facciano, siamo stanchi di dirgli siamo credenti e noi abbiamo dei valori, abbiamo dei modi di fare, dei modi di pensare, dei modi di vestire, abbiamo dei modi di camminare, siamo stanchi, abbiamo alibi a volontà, ma cari nella grazia siamo troppo impegnati e abbiamo dato il diritto al diavolo di fare quello che vuole. Siamo troppo impegnati, aiutaci Signore, sono troppo impegnato ad ottenere i frutti dello Spirito dopo che sono battezzato nello Spirito Santo. Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, beh, dove sono i frutti? Ma io ho dedicato del tempo alla preghiera, mica è stato facile per me essere battezzato nello Spirito Santo, ho dovuto pregare, non avevo la voce, tanto che ho gridato a Dio, e ora sei impegnato per cercare i frutti che deve
portare un genuino battesimo nello Spirito Santo, no, Dio d'amore, io non voglio essere occupato dal mondo, io voglio essere impegnato a ricercare la tua gloria nella mia vita. Sei troppo impegnato, non hai tempo per esaminare la tua vita, metterti in discussione, preferisci fare discorsi filosofici, preferisci fare tanti discorsi per giustificare il tuo modo di essere e il mio carattere. Mica siamo tutti uguali, io sono spirituale, quello invece non lo è, io lo servo il Signore in altri modi, quello lo fa per apparenza. Ma bada a te stesso, sei troppo impegnato per queste cose che non hai tempo di rimanere sulla ruota del basaglio, per essere modellato da Dio, per essere cambiato dal Signore. Il diavolo ha detto che tu sei troppo impegnato, e tu, come una persona incantata, dice: beh, io sono molto impegnato. Oh, che questa mattina il Signore ti liberi da questa condizione e tu ti possa impegnare a realizzare la potenza di Dio nella tua vita. Questa mattina sento nel cuore di parlare anche agli anziani. Come Dio dice, sapete quanti anni avevo Mosè e Aaronne quando liberarono l'Egitto? Mosè, ci dice la parola del Signore, aveva 80 anni, verso 7 del capitolo 7 di Esodo. Leggetela la Bibbia, che non fa male, è buono leggere la Bibbia. Mosè aveva 80 anni e Aaronne ne aveva 83 quando parlavano al Faraone. Io sento, ve lo chiedo con tutto il cuore, di fare un appello a quanti siete anziani nella vita. Per favore, cari fratelli, care sorelle, esortate i giovani a vivere nella santità. Per favore, quando vedete i nostri giovani che si vestono, si comportano, parlano in un modo sbagliato, vi prego questa mattina, fate il vostro dovere. Per favore, abbiamo bisogno nella Chiesa che i nostri anziani ci dicono che hanno ottenuto vittorie stando sulle ginocchia, ditelo, perché le nuove generazioni non sanno cosa significa pregare, le nuove generazioni non sanno cosa significa lottare, le nuove generazioni non sanno cosa significa avere la dignità e difendere l'onore di essere chiamati figlioli di Dio. E le nuove generazioni non sanno cosa significa essere salvati con grande sofferenza e pregare di nascosto, ma farlo con tutto il cuore. Cari anziani, per favore, fratelli e sorelle che siete anziani, abbiate l'autorità. A me alle volte qualcuno mi dice: ma tu sei giovane. Per favore, voi che siete anziani, aiutatemi, perché si possa ristabilire l'onore, la gloria, il rispetto, la riverenza che noi dobbiamo avere davanti al Signore. Mia nonna si alzava la mattina presto per stare presente ai culti, e quando si arrivava a casa si poteva mangiare subito perché ormai era tutto pronto. Oh, si erano impegnati, ma si erano impegnati per il Signore. Cari fratelli, per favore, impegnatevi. Mosè e Aaronne lottarono, pregarono il Signore, furono usati. Dice Gioele che i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Ora, se i giovani hanno smesso di avere quel valore, io prego che almeno gli anziani possano avere questa visione, e che in questo tempo nella nostra Chiesa ci possa essere un risveglio dagli anziani. Mi sento di dire questo, e se il Signore ha stabilito di iniziare un risveglio dagli anziani nella nostra comunità, ma perché deve cominciare dai giovani? Me lo dite voi. Cos'è questa frase: oh, i giovani porteranno il risveglio? Dove è scritto? E se dovranno essere gli anziani a portare il risveglio,
Dio mi benedica, io sono preoccupato per i giovani. Perciò voglio pregare che Dio possa potenziare gli anziani. E che siano gli anziani a profetizzare, siano gli anziani a pregare. Signore, benedici i nostri anziani, non solo la nostra gioventù, ma benedici anche i nostri anziani che possono essere usati dal Signore. Ci dice la parola di Dio che stesero quel bastone, il bastone di Mosè, di Araone divenne un serpente, ma anche i satrapi fecero la stessa cosa, ma il bastone di Mosè e di Araone mangiò il bastone del Faraone, gloria al nome del Signore. Oh, riuscirono a liberare Israele dall'Egitto. Il Dio compì 10 piaghe, e se voi andate a leggere questi 10 piaghe, in realtà ci parla di come il Signore ha voluto piegare delle divinità egiziane, perché l'Egitto aveva una divinità per ogni cosa, adorava il fiume, perché da lì veniva la fertilità, c'erano delle divinità, ma il Signore usò quegli anziani perché Dio si manifestasse, e il fiume divenne sangue, e tutto fu inquinato, e poi ci furono le rane, e poi ci furono le zanzare, e poi ci furono le mosche, e poi ci fu la mortalità del bestiame, e poi ci fu la malattia sulle persone e gli animali, e poi ci fu la grandine nel fuoco, e poi ci furono le cavallette, e poi ci furono le tenebre, e poi ci fu la morte dei primogeniti. Una cosa vediamo, che erano determinati a liberare Israele dall'Egitto, e il Signore pregò la loro fede. Siamo determinati questa mattina a liberare la Chiesa dall'Egitto. Io voglio che tu ti metti questa risoluzione nel tuo cuore, a sgombrare dal tuo cuore l'Egitto che è in te. Non capisco per quale motivo Israele doveva avere tanto desiderio ad essere liberati dall'Egitto e noi non dobbiamo avere tanto desiderio di togliere l'Egitto da dentro di noi. Ve lo spiegate? Perché quegli uomini lottavano per essere liberati dall'Egitto e noi invece dobbiamo tollerare tutto l'Egitto che c'è nei nostri cuori? Io non credo che sia una cosa normale, non credo che sia una cosa logica. Noi siamo determinati a togliere l'Egitto che purtroppo si annida all'interno della Chiesa. Efesini capitolo 5 verso 3 a 14, leggo un po' di versi, abbiate pazienza. Siete impegnati? Questo è un buon impegno. Ascoltate la parola di Dio. Come si addice ai santi, né fornicazione, diciamo le certe cose, parola di Dio, né impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche, cari giovani. Non dobbiamo guardarci delle nostre capacità e della nostra intelligenza. Come camminiamo noi? Né parole sciocche o volgari che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Dio, di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce del Signore. Comportatevi come dei figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. C'è solo un impegno che vale la pena prendere, fratello, sorella, in questa mattina. Dai il tuo cuore al Signore, vivi una vita santa, in modo che le tue preghiere vengano esaudite e che ci siano guarigioni in mezzo a noi. C'è solo un impegno, camminare con fedeltà, perché Gesù ritorna e tu potrai andare a stare con Lui per l'eternità. Impegnati per queste cose, impegnatevi a cercare la pace con tutti, impegnatevi a pregare
E quando vedete dei difetti nella vostra vita, impegnatevi. Non dite purtroppo siamo negli ultimi tempi, siamo tutti così. Impegnatevi perché il Signore è quello che trasforma ancora. Non posso trovare una scusa, io, fratello Giampaolo, non posso trovare una scusa davanti a Dio. Perché Dio questa mattina mi sta offrendo una grande occasione. Io devo dire, Signore, è vero, devi togliere l'Egitto che io ho albergato nella mia vita e devi mettere i tuoi doni in me. Voglio vedere la tua gloria, Signore, alleluia. Chissà se c'è qualche anziano questa mattina che vuole pregare per noi giovani. C'è qualcuno, fratelli e sorelle, che vogliono pregare per noi? Cari anziani, tornate ad occupare la vostra posizione all'interno della Chiesa. I giovani vi benedicono questa mattina e vi fanno un appello, aiutateci. Perché voi siete stati benedetti dal Signore, aiutateci, riprendeteci, ma non abbandonateci al nostro destino, aiutateci, siate come Mosè, liberateci, pregate per noi, cari fratelli, qualcuno venga una preghiera per gli anziani, gloria al nome del Signore, alleluia. Amare solo te, Signore. Amare.